Amici di Braciami Ancora, oggi siamo a Castelnuovo di Porto, delizioso borgo medievale alle porte di Roma. Siamo venuti qua perché ci hanno invitato alla loro festa medievale. Ma non siamo qui per gli sbandieratori, non siamo qui per le damigelle in costume, siamo qua per mangiarci la bestia. E ora vi facciamo vedere di che si tratta, però per raggiungere la piazza principale dove c'è la festa utilizzeremo questa carrozza medievale. Lui Alvaro ci guiderà. Salgo, va? Sì, prego. Ok, ciao, ben trovato. Accompagnami dove si mangia, va? Ciao, andiamo. Buon. Alvaro, grazie mille. Oh, poi passa, c'è un pezzo di carne alla brace gustosa, eh. Ok, allora ragazzi. Opla. Questa è la piazza centrale di Castelnuovo di Porto, Alvaro ci ha portato fino qua, borgo medievale molto carino, vi avevo detto della bestia, venite, venite. La bestia eccola là, ma adesso vi presento pure quello che la sta domando questa bestia. Allora lui è Mario, Mario Molisano, tu sei Molisano, quindi il Molise esiste. Esiste. Senti un po', fammi vedere questa bestia, che roba è, di un po'? Questo è un vitellone, il torello, cos'è? Vitellone. Quanto pesa? 200 kg. 200 kg. Ore di cottura? 10 ore di cottura. Senti, ma me lo passa già? Certamente. Dai, taglia, che faccio? Io con le mani, che facciamo? Sì. Quanto ci hai impiegato per impalarlo? Ci abbiamo messo un'ora e mezza. Passa già. Buono, eh? È buono. C'ha affumicatura, si sente? Però io ci metterei un pizzico di sale. Certo. Ce posso mettere il mio? Guarda, perché io a proprio piacere. Quando vado in giro in questi posti mi porto sempre un po' di sale mio speciale. Ah, benissimo. Ma io sono fanatico del sale marino italiano. Adesso è completo. Senti. Benissimo. Guarda là dietro chi c'è sta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombettini. Che poi fa questa stagione? Certamente. Fino a diventare un pezzi, ragazzi. Ok, l'ultima volta così uno ci ha rimesso le dita. Martino pezzetti. 1, 2, assaggiate. Ho sempre sognato di dirigere. Assaggiate. Ho sempre sognato di dirigere un'orchestra. Allora, se è cattivo, state zitti. Se è buono, al mio 3, date fiata alle trombe. Sbandieratori dei tardi, avete assaggiato? Sì. Ok, allora io conto fino a 3. Aspetta, vai. Se non era buono, zitti. Se era buono, fiata alle trombe. 1, 2, 3. Ma fa freddo, ragazzi, che... Adesso andiamo a salutare il presidente della Proloco per ringraziarlo dell'invito. Gli abbiamo portato in segno di gratitudine il nostro sale, il sale marino italiano, quello al quale siamo tanti affezionati. Sta parlando, lo prendiamo alla sprovvista. Vincenzo Rossi, ciao. Scusate, Michele, ciao, ti abbracciamo ancora. Allora, grazie dell'invito. Il toro è buono, la festa è simpatica, il paesino non lo conosciamo, è carino. E ogni anno la organizzi sta festa? Allora, questo noi lo vogliamo trasformare in un evento annuale, perché vorremmo che Castelnuovo diventasse la porta medievale di Roma. Ti volevo fare un regalo, ti abbiamo portato un pacco di sale marino italiano. Godiamoci questa festa medievale. Allora, tu c'hai da fare due pubbliche relazioni qui, mi pare giusto che sia così. Noi proseguiamo, ci andiamo a assaggiare il toro, sono arrivati i nostri amici. Ciao, grazie. Grande, grazie. E che l'abbraccio sia con te. Ciao. Ciao. Senti Mario, nel frattempo sì. Sono arrivati
5 nostri amici, ok? Amici. Ovviamente vogliono assaggiare, però te li vado a prendere, ok? Allora, eccoli i nostri follower. Allora, ciao, ben arrivati ragazzi. Ciao a tutti, belli, come state? Bene. Siete affamati, sì. Bene. Amici, siccome il toro ci mette ancora un po' per arrivare a cottura, noi abbiamo fame e da Stefania e da Giorgio, Stefania ha un'associazione enogastronomica qui a Castelnuovo, ci stiamo facendo fare, che ci prepari? Maltagliati con i fagioli. Buoni! Ma fra quanto sono pronti? Un minuto. C'è gusto freddo, fanno 3 gradi, il maltagliato col fagiolo, guarda come ti è. Ci sta, eh? Ti è, mamma, guarda che spettacolo. Gli posso dare io una girata? Certo. Mi dai sto onore? Dammi una girata. Stefania, ma ce ne faresti 6 porzioni? Assolutamente. Te la possiamo chiedere? Sì. Grazie, vai. Vai, buon appetito. Te serve, io li porto io, ti preoccupare. No, non ti preoccupare, li faccio portare da me. Me li fai portare? Vai. Davvero? Sì. Stiamo là in mezzo alla piazza, grazie. Ok. Ragazzi, è arrivata la pasta e fagioli. Vai, grazie. Ok. Signori, buon appetito, alla salute. Salute. Buono, ci voleva. Allora, qui i grigliatori si sono dati il cambio ed è arrivato Michele, anche lui molisano. Michele! Oh, ci fai 5 porzioni? Come stai? Bene. Che parte ci tagli? Il prosciutto. Vai col prosciutto! Noi siamo 6 affamati! Un grosso applauso! Oh no! Oh no! Alla grande! Vai, 5! E vai col sesto pezzo! Alla grande, 6! Grazie caro, ciao! Ciao! 6 pezzi rigorosamente da divorare con le mani! Ok, eccolo qua! Il nostro toro, andiamo! Signori, eccolo qua! Allora! Sono 6 pezzi da mangiare rigorosamente con le mani, con le mani, ok? Buon appetito! Ognuno si piglia il suo, eh? Questo, dai, l'abbiamo messo in fila. Con le mani, eh? Voglio delle forchette, eh? Allora, assaggiamo. Un pizzichino del nostro sale ci va? Esatto. Sale marino italiano. Mi servono solo tovaglioli. Scrocchierella. Si sente il sapore della affumicatura. Si sente che... Giuseppe, che ne pensi? Ottima, veramente veramente buona, affumicatura, succosa ancora, guarda come vola. Ottima, ottima, con l'aiuto di un pochino di sale è perfetta. Veramente eccezionale, sembra di essere tornati nel Medioevo, come mangiavano i proprietari del castello, il re dei castelli, il toro intero nel Medioevo, eccezionale. Tu sai quello che sarei mangiato di più, ti ho visto. Ho mangiato di più di tutti, la carne è buonissima, succosa e molto saporita, col sale buonissima, veramente ottima. Ultimo morso! No. Allora ragazzi, il toro allo spiedo è sicuramente una ricetta che non troverete al ristorante. Va bene per le feste medievali, ok? Era saporito, sicuro un sapore diverso dal solito, promosso. Grazie per essere venuti. Grazie. Spero vi sia piaciuto. Allora, prima di salutarvi col nostro consueto saluto, io volevo fare un regalo. Vi ho portato del sale italiano, sale marino italiano, utilizzatelo per le vostre ricette, ok? Grazie. Un abbraccio, buon appetito, grazie, e come grazie. Dico sempre, che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Ascolta, quelli due, lo puoi spezzare? I due. Quindi la sedano che si entro l'arco, no? I due.
Dì che per mannasse tutti Roberto che è più pratico te, argento del cuore. E questo resta fuori. Questo qua resta fuori. Vedi. Buttalo un po' verso di me. Buttalo. Ecco, dritto. Per piacere sempre. Allora, calma, calma. Calma, 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 ragazzi. Non avete paura. Calma, calma. Deve andare qui, non deve essere qua. Però, Steven, male, Steven, non è andato all'angolo, non è.